Ciao, ciao a tutti, buona domenica, benvenuti in questo nuovo video che oggi dedico a profumi eleganti che io trovo essere particolarmente eleganti e adatti a questo periodo primaverile. Non si tratta del video dedicato ai profumi per la primavera, perché a breve farò anche il video dedicato ai profumi per questa primavera 2022, ma a profumi eleganti. Che cosa intendo per elegante? Elegante, lo dice la parola stessa, la radice deriva da eligere, è molto più simile quindi alla lingua spagnola. Elegir vuol dire scegliere nella lingua spagnola, e quindi ha a che fare con la scelta anche di un modo di presentarsi che non è solo esteriore ma anche interiore, un modo di proporsi anche a chi ci sta intorno e nel rapporto con le altre persone. Io trovo che un profumo elegante non debba essere necessariamente un profumo vintage o un profumo da signora, perché spesso c'è questo concetto legato all'eleganza che fa pensare a un profumo adatto a una persona di una certa età, a una signora matura. E invece io trovo che l'eleganza, che prima di tutto deve venire da dentro, da un sentirsi a proprio agio, in questo caso parliamo di profumi, con il profumo che stiamo indossando, ma che non necessariamente debba essere legata a un certo tipo di profumi. Senz'altro un profumo elegante non lo vedo come una fragranza magari che possa essere invadente, disturbare l'altro, e quindi un profumo che rispetta anche chi ci sta di fronte, ad esempio in un luogo chiuso, in una situazione di gruppo, in una situazione sociale. Quindi saper anche magari capire quando certi profumi vanno utilizzati in determinati contesti. E non necessariamente comunque il profumo elegante, a mio avviso, deve essere il profumo che è poco persistente, che deve essere leggero, perché molti profumi, ad esempio, hanno la caratteristica di essere molto persistenti, nel senso che li sentiamo noi da vicino, quindi a livello intimo, ma magari proiettare di meno, quindi sono più forti per quanto riguarda la durata e un po' meno per quanto riguarda la proiezione. E io trovo che sia, ad esempio, elegante in un luogo chiuso dove c'è poco spazio, dove non si è, ad esempio, all'aria aperta, utilizzare un profumo che sia sì persistente ma magari non invadente. In questo periodo io trovo che in tutte le classi olfattive ci siano dei profumi eleganti. Quelli di cui vi parlo oggi sono profumi che ho scelto cercando di spaziare nelle varie classi olfattive e che trovo essere adatti sia per donne molto giovani che donne mature. Inizio subito da un profumo che io trovo sia veramente un profumo elegantissimo, e vi parlo di un profumo di Tiffany. Questo profumo è il Tiffany nella versione Intense. Io amo molto questa versione, è dominata da un cuore di iris, un iris però caldo che diventa quasi ambrato sul fondo, e è veramente un profumo caldo ma allo stesso tempo talcato, super raffinato, e lo amo molto di più della versione originale, con la quale secondo me c'entra anche poco, perché io il DNA del primo Tiffany qui dentro non lo sento poi così forte. È un profumo bellissimo e mi ricorda per certi versi un po' lo stile di un altro profumo caratterizzato da note ambrate di iris, che è il profumo Dama di Laura Tonatto. Quindi è un profumo da gentil donna moderna questo, mentre quello di Laura Tonatto era più che altro ispirato da queste dame rinascimentali. Bellissima questa fragranza, super raffinata.
E quando parliamo di eleganza, possiamo parlare di eleganza anche per quanto riguarda i profumi gourmand. Un profumo che trovo essere elegante, anche se gourmand, perché spesso i gourmand sono profumi dolci, dolcissimi, a volte potrebbero diventare anche stucchevoli su alcune pelli, ma questo di Mancera, secondo me, fa eccezione ed è Roses and Chocolate. Qui il cioccolato fondente si fonde con le note di rosa e altre note floreali in una maniera davvero magistrale. E queste note, seppur dolci e gourmand, non sovrastano le altre note olfattive, e questo è un profumo che trovo veramente splendido per essere indossato come gourmand elegante per la stagione primaverile. E nei fruttati, nella qui abbiamo parlato di profumi piombrati fioriti con iris talcati e di un gourmand che è il Mancera, passiamo anche un po' a quella che è la categoria di profumi fruttati, dove è un po' più difficile, secondo me, riuscire a toccare l'eleganza, perché spesso la nota fruttata di molti profumi tende ad essere un po' troppo chimica. Io in alcuni la sento anche un po' nauseante. Non è il caso di questa chicca che è Chanel Eau Tendre Chance. Lo Chance Eau Tendre è un profumo che ha come note fruttate la mela cotogna in testa, un cuore dove domina la nota di rosa assieme al gelsomino e un fondo muschiato. Un profumo splendido per essere indossato di giorno, super versatile e adatto a stare ad esempio anche in un ufficio, in un luogo chiuso, in una situazione formale. È un profumo elegante senza essere anche questo vintage o da signora anzianotta, e è meraviglioso questo profumo, e tra l'altro ha anche una bella durata, almeno sulla mia pelle, quindi non è come indossare un'acqua di profumo che ti dura quella mezz'ora e poi non la senti più. Questo è, a mio avviso, un fruttato davvero molto molto raffinato. Altro profumo che è l'eleganza fatta a fragranza è il profumo Iris di Prada. Qui anche abbiamo un iris stupendo che vinse addirittura un premio quando questa fragranza fu creata. Questo profumo, secondo me, è un po' nello stile di alcuni profumi di Chanel. È un profumo poudre che però va verso l'unisex, è un iris meno dolce rispetto ad altri profumi all'iris, come potrebbe essere il Tendre Neige di Villoresi o l'iris di Erbolario, ma piuttosto secco, con una somiglianza nello stile a un Chanel, ad esempio, numero 19. Lo trovo bellissimo, è un profumo nobiliare questo. Ha veramente una caratteristica di nobiltà che lo contraddistingue. Altro profumo super raffinato di fiori bianchi con una meravigliosa nota di miele che si sente per tutta l'evoluzione del profumo e anche duraturo sulla pelle è Le Parfum di Elisab. Purtroppo questo brand si sta un po' eclissando, molti dei profumi di Elisab stanno pure scomparendo, come è il caso del Girl of Now, che è un gourmand molto molto bello, però qui stiamo parlando di un elegantissimo profumo di fiori bianchi con note di gelsomino e soprattutto fiore d'arancio, la nota che si sente tantissimo qui dentro, proprio quella del fiore d'arancio, e questa nota di miele meravigliosa. Il naso profumiere è Francis Kurkdjian, che in quanto a raffinatezza ed eleganza direi che è uno dei nasi che veramente ci sa fare con questa tipologia di profumi, Elisab Le Parfum. Un talcato splendido
splendido, che vi darà la sensazione di sentirvi a posto, di avere questa sensazione di profumo talcato, di pulito, è il profumo Blanche di Alaïa. Questo profumo è un talcato solare, infatti nella piramide olfattiva sono date anche queste note solari che non si riferiscono magari a degli ingredienti in particolare, ma vogliono trasmettere questa idea di talcato solare che è che rappresenta un po' l'anima di quella che è questa fragranza, questo profumo. È una meraviglia questo profumo, versatilissimo ed indossabile davvero in qualsiasi situazione. E per chiudere questa carrellata di profumi non poteva mancare un profumo, la magnolia. Io amo tantissimo la magnolia e si tratta di una magnolia super cremosa, una magnolia creata a regola d'arte ed è Magnolia di Acqua di Parma. Acqua di Parma è un brand secondo me che tende molto verso l'eleganza e molti dei profumi di questo brand tutto italiano sono eleganti di per sé senza essere appunto profumi di vecchio stampo, perché c'è tutta la modernità qua dentro in questa stupenda magnolia cremosa che esalta proprio la parte più cremosa con quei sentori anche vanigliati. Ci sono vari tipi di magnolie, delle magnolie che esaltano di più la parte agrumata e magnolie che esaltano di più la parte dolce, e questo secondo me è uno di quei profumi che vi fa sentire proprio avvolti ma allo stesso tempo coccolati da questa fragranza. E questo è tutto per oggi per i miei profumi primaverili, che trovo particolarmente adatti per essere indossati in occasioni nelle quali ci si vuol sentire eleganti, e spero che queste proposte vi siano piaciute. Ci vediamo nel prossimo video profumoso e per le prossime novità qui nel canale di Note di Profumo. Vi mando un grosso bacio e a presto, ciao e ancora buona domenica!